Buona e santa serata a tutti e bentrovati per il nostro consueto appuntamento della buonanotte e della benedizione. Come ho ricordato questa mattina nel saluto del buongiorno, l'Apostolo Paolo nella prima lettura di oggi ci invita a non essere in debito con nessuno se non nell'amore vicendevole. Andremo a letto tra poco e allora, segnandoci con il segno della croce, faremo un esame di coscienza e ci chiederemo: quanto ho amato? Quanto ho seminato amore con la mia vita, con la mia presenza, con le mie parole, con le mie azioni, ovunque sono stato? Innanzitutto a partire dal contesto dove vivo, che può essere la famiglia, poi dove lavoro, poi dove sono stato e quanto amore ho dato. È importante questa domanda perché è l'amore che fa la differenza, è l'amore che trasforma il mondo. Amate, amate sempre, amate a senso unico, senza aspettarvi nulla in cambio, perché la ricompensa e del Signore. Allora noi come ci poniamo dinanzi al Signore? Gesù in un'altra pagina del Vangelo ci ha detto: quando avrete fatto tutto quello che dovevate fare, dite siamo servi inutili. Allora questa sera ci presentiamo dinanzi al Signore con la nostra vita. Ed è questo il canto che abbiamo scelto. Si intitola Se m'accogli. Questo canto dice: io tra le mani non ho niente, di nostro che cosa abbiamo? Tutto è dono di Dio, tutto è dono del suo amore e della sua misericordia. Allora diciamo al Signore: se mi accogli, io sono qui. Se mi accogli, Signore. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, e per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai. Con la mano nella tua camminerò. Io ti prego. Con il cuore so che tu mi ascolterai, rendi forte la mia fede più che mai, tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. Con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai. Con la mano nella tua camminerò. E adesso preghiamo, perché la preghiera ci dona la forza, perché la preghiera ci dona la pace, perché la preghiera ci sostiene. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi benedico. Chinate il capo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.